Con lo spettacolo Hansel e Gretel per la regia di Vincenzo Manna è calato il sipario sulla 15ª edizione del Festival di Teatro e Musica Scenari Pagani, organizzato da Casa Babylon Teatro con la direzione di Nicola Antonio Napoli. La rassegna, sottotitolata Nani e Ballerine, si è conclusa con la produzione Casse Pipe Evento Teatro di Roma. Al Centro Sociale di Pagani ha avuto la sua conclusione un cartellone come sempre denso di appuntamenti con grandi nomi del teatro e non solo. La 15ª edizione di Scenari ha confermato la sua tradizione più importante, ospitando attori e compagnie provenienti da tutta Italia. Ci sono stati però anche delle novità, come i due artisti di fama internazionale, David Larible e Gardi Hutter, due clown divertentissimi, il primo dei quali ha ricevuto anche il premio Scenari 2012. Sul palco del Centro Sociale sono poi salite compagnie ed attori affermati come Teatro Necessario, Rocco Barbaro, la compagnia Musella Mazzarelli, quella Casse Pipe Evento Teatro. Spazio è stato dato anche alle compagnie più giovani ma già di successo come Fibre Parallele e Interno 5 Ludwig. Ci siamo trovati molto bene, ma la cosa che ci ha colpito è il pubblico, che è molto, molto partecipe, molto attento, molto... Noi abbiamo girato un po' tutta Italia e diciamo che ogni parte d'Italia ha un pubblico diverso e qui abbiamo trovato un pubblico molto, molto concentrato, ecco, come se avesse bisogno di sentirsi raccontare delle storie a teatro, perché il teatro comunque è una cosa molto, molto importante, noi ci teniamo a dirlo, una battaglia che portiamo avanti anche noi per i fatti nostri come artisti, visto che siamo in uno Stato che taglia il teatro, la cultura in una maniera un po' trasversale, ecco, ci teniamo a dire, noi diciamo sempre tra di noi, che si parla tanto di spread, come dire, no, economico, ma c'è anche uno spread culturale molto grave tra l'Italia e altri paesi dove la cultura è finanziata molto.